Un saluto a tutti gli amici di AppsParadise.it. Quest'oggi, grazie all'ufficio stampa Alcatel Italia, siamo in compagnia di Alcatel One Touch Idol 2 per effettuare la nostra video recensione, dopo il nostro solito video focus, giochi e benchmark e il nostro unboxing che vi invitiamo a vedere. Andiamo quindi subito ad accendere il terminale, video comunque che possono essere visti sia sul nostro blog, qua sotto c'è il link in descrizione, o anche sulla nostra pagina YouTube dove avrete tutte le notizie dei terminali che andrò a testare per voi. Accendiamo questo dispositivo davvero molto bello dal punto di vista estetico, bello secondo me, ma anche molto compatto. Ricordiamo però, prima di iniziare il tutto, il prezzo: 199 euro. Il terminale è alto 136,5, largo 70x7,3 mm di spessore, 128 sono i grammi, quindi un telefono davvero molto compatto per le sue dimensioni del display, e anche molto leggero. I materiali sono interamente di materiali plastici, e c'è da dire che l'ottimizzazione della cornice superiore e inferiore è davvero ottima. I tasti sono fuori dal display da 5 pollici, definizione 540x960 pixel, quindi un display QHD ed è un IPS. È un IPS, abbiamo il sensore di luminosità e prossimità qua nella parte frontale, abbiamo 2 megapixel di cam frontale, abbiamo qua la capsula auricolare. La nostra versione di Idol 2 è la versione 6037K, quindi la versione dotata di chip NFC e dotata di gestione dual SIM che possono essere inserite qua lateralmente. Al momento abbiamo solamente abbiamo inserito due SIM, ma la seconda non è funzionante perché la SIM che ho utilizzato in questi 10-11 giorni di test, al momento l'ho dovuta prestare a un amico, quindi non ce l'ho a disposizione. Comunque così, questo è il meccanismo per poter cambiare la SIM. Nel retro abbiamo una fotocamera invece da 8 megapixel con autofocus e LED flash, registra video invece a 1080p. Abbiamo anche una batteria di 2000 mAh che dona un'autonomia davvero molto buona. Si arriva sicuramente a fine giornata, prima di andare a dormire, con un utilizzo medio intenso, con un utilizzo intenso sicuramente dopo cena arriva con la gestione dual SIM. Grazie anche al processore, che è un processore MediaTek da 1.3 GHz con Cortex A8 per quanto riguarda la sua tecnologia, ed è in particolare l'MT6582 per quanto riguarda questo processore quad core. Abbiamo la Mali 400MP come GPU e abbiamo 1 GB di memoria RAM. Gigabyte di memoria RAM che andiamo a farvi vedere subito com'è diciamo ottimizzato, se così possiamo dire, all'accensione. Abbiamo 16 GB di memoria integrata, ne abbiamo resettato il terminale prima della prova e sono avrebbe resettato stamattina. Questa qui è la RAM utilizzata all'accensione, e la memoria disponibile è da 12 GB, poiché non è come già detto espandibile. 21 MB per secondo la velocità in download, e ritorniamo in impostazioni per farvi vedere la versione di Android che equipaggia questo terminale. 4.2.2 per questo terminale, che ha la vecchia personalizzazione di Alcatel, quindi abbiamo 5 schermate che non sono personalizzabili per quanto riguarda numero e ordine. Comunque sì, abbiamo la possibilità, vedete, con una pressione prolungata di modificare i vari sfondi, e per inserire widget abbiamo questo, si può fare qua dal menu con tutte le varie applicazioni. Abbiamo qua molti collegamenti nella tendina delle notifiche, collegamenti sono davvero molti. In più abbiamo varie possibilità, tra cui abbiamo la possibilità di gestire il dual SIM, che è il classico dual SIM MediaTek, con la possibilità di scegliere il nome, il colore dello sfondo e mostrare i numeri, attivare o disabilitare le varie SIM, che va in 3G sia la prima sia la seconda se non erro. Possiamo scegliere la SIM predefinita per chiamate vocali, videochiamate, messaggi o connessione dati. Oppure possiamo far sì che vengano scelte in automatica le varie gestioni della SIM preferita. Andiamo a eliminare un attimo i messaggi, vedete qua sopra
come potete vedere qua sopra possiamo altrimenti scegliere sim 1, sim 2 oppure chiedere sempre. Noi che siamo nei messaggi abbiamo la possibilità di inserire tutti questi file multimediali nei messaggi e abbiamo due tastiere preinstallate. Abbiamo questa tastiera che è la tastiera stock di Android, che funziona davvero molto ma molto bene, molto rapida, e in più oltre a questa tastiera abbiamo anche la tastiera SwiftKey, anch'essa molto personalizzabile e molto ma molto interessante. L'unico difetto che possiamo dare è che la vibrazione non è molto decisa, però per il resto è una tastiera molto ma molto valida. Il tastierino telefonico è un tastierino telefonico molto intelligente, perché oltre a fare una ricerca in base al numero di telefono, in base alle lettere, i primi risultati saranno in base ai risultati che avremo contattato noi. La parte telefonica invece è davvero molto ma molto soddisfacente, buona la parte radio, quindi si prende molto bene il campo, anche il wifi è molto buono, anche se l'audio dalla capsula auricolare non è forse altissimo, ma comunque sia, io sono un pochino duro d'orecchi, però è un problema che ho notato io, non è uno scoglio davvero molto ma molto ampio. Come detto in precedenza, l'interfaccia è quella personalizzata da Alcatel con i suoi widget, ma abbiamo anche moltissime applicazioni preinstallate che andremo a vedere più in dettaglio verso fine recensione. Posso anticipare che comunque sia, ho resettato il terminale prima della prova e tutte queste sono applicazioni preinstallate all'interno del terminale, quindi non avremo neanche la... potremo anche tranquillamente non avere la necessità di scaricare qualunque applicazione, perché comunque sia c'è già tutto quello di cui abbiamo bisogno, quindi è anche comodo per chi non fosse così tanto avvezzo a scaricare le applicazioni dal Play Store. Il display è un display magari non moltissimo definito sulla carta, 960x540 non è una definizione molto alta da questo punto di vista. C'è da dire però che è un display davvero ottimo, ha degli angoli di visione molto ma molto soddisfacenti che vi faccio vedere subito. Vedete, questi sono gli angoli di visione, il colore varia ma veramente veramente di poco, come potete vedere, e sono davvero ottimi. Visibilità al sole molto soddisfacente, come la luminosità massima, che vedete, questa è la luminosità massima, andiamo ad abbassarla un pochino per la recensione. Comunque la luminosità automatica funziona benissimo. Abbiamo comunque i colori che sono particolarmente accesi, a mio modo di vedere, di default, ma comunque sì, abbiamo la possibilità di regolare i colori anche a livello un pochettino più basso, regolando la temperatura e la saturazione del colore. Così facendo potremmo avere un colore un pochino naturale per un display davvero ottimo. I pulsanti qua sotto sono retroilluminati, mi ero scordato di dirvelo. In più, sempre nelle impostazioni, volevo farvi vedere in più che abbiamo la possibilità ovviamente di abilitare l'NFC e abbiamo la possibilità di gestire una modalità di super risparmio energetico per risparmiare praticamente per arrivare a fine giornata, se ci avanzasse un 5%, dove vengono disabilitati tutti i vari wifi e rete dati, con l'unica possibilità di chiamare e consultare queste quattro applicazioni. In più abbiamo un'altra modalità di risparmio energetico un pochino meno drastica da questo punto di vista, con queste possibilità di disabilitare Wi-Fi, Bluetooth, GPS e selezionare delle applicazioni che verranno disabilitate in automatico per lo scaricamento dati quando il terminale sarà a schermo bloccato. Andiamo ad abbassare ancora un pochino la luminosità, che la mia paura è quella che poi non vediate più nulla dalla camera. E sempre con la barra di stato abbiamo la possibilità di escludere un'applicazione qua tra le notifiche della barra di stato, perché magari noi non vogliamo che venga notificata. Possiamo pianificare l'accensione e lo spegnimento del display, e detto questo possiamo anche tranquillamente andare nel browser web. Andiamo subito ad aprire Chrome, che preferisco un pochino di più rispetto al browser stock. Vi farò vedere molto rapidamente entrambi. Vedete, ora sta ancora caricando, però come potete vedere la fluidità è davvero molto molto buona, e bisogna contare che stiamo caricando la pagina. Ma questo processore MediaTek è davvero un processore molto ma molto valido per quanto riguarda il browser web. Poi anche dopo l'ultimo aggiornamento di Chrome anche questo fa.
Questa è la definizione del terminale, come già detto la definizione non è altissima, però come avete potuto vedere anche adesso non è nulla di grave, perché le scritte in piccolo magari si leggono con leggera difficoltà, ma durante la gestione di tutto il sistema non c'è alcun tipo di problema, quindi anche da questo punto di vista è un pannello davvero ottimo. Vedete, questa è la fluidità, davvero molto molto buona, pinch to zoom ottimo, come lo scrolling, quindi davvero un buon terminale. Mentre nel browser web stock, anche in questo caso ci muoviamo abbastanza bene, andiamo a caricare entrambe le schede che avevo aperto, abbiamo per entrambi la possibilità di impostare la vista desktop, pulsante impostazioni che, se tenuto premuto, andremo a multitasking, davvero rapidissimo, gigabyte di memoria RAM. Tenuto premuto invece pulsante home, andiamo su Google Now, vedete che anche in questo caso anche il browser stock si muove comunque sia bene. Abbiamo comunque la doppia scelta di quale browser possiamo utilizzare, ed entrambi funzionano discretamente bene. Volevo andare un attimino sul nostro blog per farvi vedere i neri del dispositivo, la gestione dei neri, che per essere un display IPS non se la cava affatto male. Ecco, questi sono i neri, e sono dei neri assolutamente niente male. Usciamo un attimino dal browser web e andiamo un attimino a schermo bloccato per farvi vedere alcune gesti presenti all'interno di questi terminali. Doppio tap per sbloccare il display e due doppio tap nella schermata home per ribloccarlo. Abbiamo anche la possibilità di disegnare una C per andare direttamente alla fotocamera, e possiamo utilizzare una M per andare direttamente alla musica. Io personalmente la gesture per quanto riguarda l'accesso musicale raramente sono riuscito a farla funzionare, però comunque sia le altre due gesture funzionano molto bene. Abbiamo anche la possibilità di scuotere il terminale all'interno sempre delle gesture per cambiare brano musicale, possiamo posporre l'allarme capovolgendo il terminale, oppure azzittire le chiamate in arrivo. Eravamo prima entrati nella fotocamera, bene, ora rientriamoci. La fotocamera da 8 megapixel, abbiamo una fotocamera frontale da 2 megapixel che fa sicuramente bene il suo lavoro. Chiedo scusa, mi si era scaricata la batteria della fotocamera, mentre i video a 1080p hanno anche la possibilità di utilizzare uno stabilizzatore digitale, una stabilizzazione a livello software, e i video vengono abbastanza bene. Fotocamera frontale, come già detto, soddisfacente, ma nulla di che. L'interfaccia fotografica è semplificata, con la possibilità di utilizzare l'HDR, panoramica, notte e sport, e tutte queste impostazioni, schermo intero, otturatore e rilevamento viso. In caso in cui vorreste utilizzare impostazioni più avanzate, avete la possibilità di gestire queste impostazioni nel menu avanzate. Andiamo a mettere un attimino la batteria della fotocamera che prima ci ha abbandonato per fare uno scatto. Vedete, queste sono le velocità di scatto. Andiamo a vedere un paio di scatti che ho effettuato. Questo è uno scatto senza HDR, come potete vedere, immagine che è venuta abbastanza bene, e questo è con HDR. Vedete che c'è una gestione della luminosità migliore sicuramente, quindi direi un HDR ben funzionante. Queste invece sono delle immagini un pochino più, diciamo, un pochino più panoramiche, che vengono abbastanza bene. Bisogna tener conto che questo terminale costa 199 euro di listino, e ovviamente non è un 8 megapixel ai massimi livelli, questo è da dire, però comunque sia si comporta abbastanza bene. Vedete, qua c'è a questi lati delle immagini un po' di rumore c'è, però tenendo conto del prezzo le prestazioni sono soddisfacenti. Il rumore solamente aumenta quando andiamo a effettuare delle foto macro che non risultano proprio sempre definite come avrei voluto, e soprattutto delle foto con poca luminosità, lì c'è un pochino più di rumore. Comunque sia, fotocamera soddisfacente per il prezzo che viene proposto. In più abbiamo varie possibilità di modifica immagine presenti, queste qui sono le varie modalità presenti dopo aver scattato un'immagine. In più, all'interno della galleria di quella stock, abbiamo questa possibilità di cucire più foto insieme. Vedete, andiamo a scegliere un paio di foto un po' casuali, e poi abbiamo la possibilità, come potete vedere, di cucire più foto insieme in base a varie modalità.
La mail è la mail standard di Android 4.2.2 e funziona, direi, abbastanza bene, se non fosse per il fatto che c'è un solito difettino per le mail HTML che non funzionano appieno con la gestione del pinch to zoom out. Mentre l'audio esce dagli speaker posti sotto il terminale. Andiamo un attimino su YouTube, invece no, perché questa volta, stamattina, ho scaricato anche della musica per farvi sentire come suona il terminale. Qua sotto solo una delle due griglie è una cassa, l'altra fa da microfono, mentre lateralmente abbiamo un pulsante di blocco sblocco, bilanciere del volume, jack audio da 3,5 e qua la gestione delle due sim, perché non vi ho fatto vedere solamente prima il terminale. Abbiamo la possibilità anche di equalizzare il brano, vedete? C'è da dire che il volume, per quanto riguarda la parte musicale, non è proprio altissimo, come non è altissimo il volume nel via voce, mentre per quanto riguarda il volume delle suonerie è davvero molto molto alto e squillante. Per quanto riguarda la qualità, io la ritengo assolutamente soddisfacente per questo terminale, buona la qualità anche se il volume, diciamo, non è altissimo. Per quanto riguarda la presa del GPS, ho utilizzato Maps nella mia decina di giorni di test e vi posso dire che il GPS non è tra i più fulminei che ci sono, ovviamente, però comunque sia si comporta bene. Il sistema, come potete vedere, dopo averlo utilizzato un pochino il terminale, tende ogni tanto a qualche scattino, come potete vedere. Vedete, ogni tanto c'è qualche scattino, non è magari super fluida, non è la fluidità, non è magari ai massimi livelli, però c'è da dire che il gigabyte di memoria RAM è davvero davvero ottimo per quanto riguarda multitasking. Vedete, queste sono tutte le applicazioni presenti nel multitasking, scorrimento verso l'alto per eliminarle, ma se volessimo andare verso Chrome ci andremo tranquillamente senza neanche la necessità di dover ricaricare la pagina. Quindi questa è la grande ottimizzazione per quanto riguarda di Alcatel della RAM di questo dispositivo. Infine volevo farvi vedere le applicazioni che installa Alcatel su questo dispositivo. Abbiamo vari giochi, abbiamo anche un antivirus, abbiamo un'applicazione calendario davvero molto molto bella, con sotto la possibilità di visualizzare tutti i vari elenchi, la possibilità di eseguire delle foto, i vari codici a barre con questa applicazione preinstallata, un convertitore di valuta, tutti i vari social network e tutti i cloud più famosi che ci sono, senza dover illuminare tutti, se non finiremo più la recensione, un gestore di file, Office Suite per quanto riguarda la gestione di file Office, radio FM che c'è e funziona bene grazie alle cuffie che suonano anch'esse abbastanza bene, One Touch Center per poter gestire il telefono da PC. Io, avendo Mac, non ho potuto provare questa feature. Qua abbiamo anche One Touch Backup e tutti, come già detto, vari social network, incluso WhatsApp, Viber e altri software come Skype preinstallato. In più abbiamo anche alcuni collegamenti rapidi, abbiamo anche la torcia LED, alcuni collegamenti rapidi come il Wi-Fi, che sono dei collegamenti rapidi alla voce nelle impostazioni, che secondo me sono sempre dei collegamenti fatti apposta, a mio avviso, per chi non è particolarmente avvezzo a scaricare applicazioni oppure a smanettare tra le varie applicazioni, perché questo è uno smartphone Android che anche per questi motivi può essere adatto anche per chi ci capisce leggermente meno di Android. È un dispositivo che per 199 euro mi sento assolutamente di consigliare. L'audio magari non è altissimo, però il display è davvero molto buono. Buona la parte telefonica, come la fotocamera e l'autonomia. Per un dispositivo dual SIM con un chip NFC che non tutti i dispositivi hanno. Telefono dunque che promuoviamo per questa fascia di prezzo. Invitiamo di mettere un mi piace alla nostra pagina Facebook e di guardare tutti i vari video che abbiamo effettuato con questo terminale, qua sotto presente il link di descrizione, oppure siete su blog, li vedrete sempre nella stessa pagina. Un saluto da Sergio per Apps Paradise.